Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e ragazzi oggi, wow, notizie fresche, bel sugose per quello che riguarda la settimana 3 di Fortnite. Ho pescato da un utente che credo sia americano un file che sembrerebbe mostrare le nuove sfide che settimana prossima dovremo affrontare in Fortnite. E oltre alle nuove sfide ho anche un paio di immagini che potrebbero stuzzicare il vostro interesse. Andiamo subito a vederle, ragazzi. La prima sfida che ci viene proposta sarà: fai danni con la pistola ai nemici. Come al solito c'è una scala che arriva fino a 500, quindi dovremmo fare almeno 500 danni ai nostri nemici con qualsiasi pistola. E questa è facile, è quella da 5 stelline. Ce n'è un'altra da 5 stelline, ovviamente Epic Games rimane fedele ai suoi canoni di proposta nelle sfide, e la seconda è: trova dei forzieri nel rifugio ritirato. Lonely Lodge sarebbe il rifugio ritirato, praticamente quella parte di mappa che rimane sulla destra quando la apriamo, e lì ce ne sono veramente tanti. Alcuni sono sotto nei tetti delle case, ce ne sono altri dentro al diciamolo negozio, dove c'è il negozio da camping, lo chiamo io, ne trovate di solito un paio. Diciamo che in 2 o 3 partite dovreste riuscire a trovarli tutti. Altra sfida da 5 stelline come quella precedente, e qua ragazzi, no, prima vi dico questa qua. Guarda un replay, quindi molto semplicemente dobbiamo solamente andare ad aprire nello storico dei nostri replay, andando su carriera replay, ci fa vedere tutti quelli che abbiamo, ne apriamo uno, ce lo guardiamo, 5 stelline belle che guadagnate. Ma ragazzi, questa è parecchio particolare. Abbiamo già visto se la stagione scorsa, soprattutto nelle ultime settimane, se non ricordo male la 7ª o la 6ª, c'era una missione specifica che diceva cerca gli gnomi intorno alla mappa, li avevamo poi trovati assieme. Qua ce n'è una che dice cerca nella mappa le anatre di gomma, e tu dici sì, le anatre di gomma, non è che sei impazzito, sei fuori di testa. Sì, sono impazzito e fuori di testa, però ragazzi, guardate questa cosa qua. Sono andato nel codice sorgente di Fortnite ed effettivamente è stata introdotta, non so se voi lo vedete bene, aspetta, se lo provo ad allargare un pochettino. Questo è il codice sorgente di Fortnite: Quest BR Interact Rubber Duckies. Vuol dire veramente anatre di gomma, è quella che vi sto facendo vedere qui. Quindi ragazzi, non so più di così, non lo so. Di certo questo codice, questa parte del codice sorgente è la chiave che mi ha fatto fare questo video, perché credo che la persona che ha trovato queste informazioni sia molto molto più brava di me a cercare dentro il sorgente di Fortnite. Quindi dovremmo trovare delle papere di gomma, e questa era l'ultima missione da 5 stelline. Passiamo a quelle da 10, quelle un po' più difficili. Allora, la prima ci chiederà di eliminare 3 nemici a pinnacoli pendenti. Niente di eccezionale, niente di esagerato, però sappiamo sempre che quando dobbiamo fare delle missioni di eliminazione dei nemici è sempre catalogata come sfida hard. Seconda sfida da 10 stelline, eliminazioni con fucili da cecchino. Quindi anche questo, ragazzi, se non siete proprio bravissimi col cecco, giocate in squadra, noccate un avversario e poi ve lo fate col cecchino, vi siete tolti il pensiero.
prima di dirvi l'ultima, ragazzi, e di farvi vedere una foto che potrebbe interessarvi parecchio, volevo ricordarvi, ragazzi, di mettere un bel like se vi sta piacendo questo leaks su Fortnite con un bel po' di giorni di anteprima. Mi raccomando di iscrivervi al canale e di far iscrivere i vostri amici, perché ogni giorno, ragazzi, facciamo quasi ogni giorno dei contest dove regaliamo un buono da 10 euro che voi potete spendere su Fortnite, su qualsiasi videogioco volete o come ricarica telefonica. Quindi mi raccomando, super like, iscrizione al canale. Ultima sfida da 10 stelline, come non potrevano non inserirla: segui la mappa del tesoro che trovi alle spiagge. E qua dice Xuder, quindi l'immagine, raga, prot, guarda lì, questa potrebbe, sembrerebbe essere già la nuova mappa del tesoro della settimana 3 di Fortnite. Io, ragazzi, questo è quello che ho trovato ed è quello che volevo proporvi. Spero che questo video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo in live. Ciao!